Allora, cominciamo da Michele Boldrin, che è una new entry della politica. I partiti vanno finanziati o no? No, vanno finanziati dai loro soci, dai loro aderenti, dai loro iscritti. Sono delle associazioni private di persone che hanno comuni obiettivi, li perseguono. Mi sembra giusto che chi vuole perseguire questi obiettivi ci metta di suo del tempo e quindi anche del denaro. Quindi si finanziano attraverso i contributi degli aderenti, che poi è anche una buona maniera di misurare se il partito vale qualcosa e le cose che propone sono quelle adeguate. No? Se ci credo, ci metto del mio. Che vengano tassati tutti per poi finanziare in maniera, come abbiamo visto, anche indiretta a organizzazioni politiche, mi sembra del tutto inappropriato, oltre a costruire un'enorme barriera all'entrata, ovviamente, perché chi è dentro a quel punto parte con un enorme vantaggio, c'ha i servizi, c'ha i soldi, abbiamo visto gli spazi televisivi, eccetera, eccetera, quindi rende poco contestabile il potere, per definizione, quindi decisamente no. E questa riforma mi sembra una presa in giro madornale. Il servizio avrebbe dovuto dire che nel 2 per 1000, se i cittadini che stanno pagando le tasse non scelgono il loro partito a cui va il 2 per 1000 non è che quei soldi poi rimangono a loro o vanno alla Croce Rossa, vengono poi messi in una cassa comune che i partiti si ridividono in proporzione, non ricordo bene, ma credo alla percentuale di rappresentanza Quindi lei è per parlamentare. la posizione più estrema, nel Non è senso, insomma, estrema, è più comune nel radicale. mondo. Beh no, in altri partiti, lei lo sa che in altri paesi europei i contributi si Molto danno. poco rispetto all'Italia e fuori dall'Europa è veramente molto scarso il contributo ai partiti. Guardi, io credo che la cosa più legittima da fare sarebbe proprio, insomma, il finanziamento pubblico, l'intervento dello Stato in generale in tutte le attività, no? A cosa serve? Serve a supplire quello privato quando quello privato non ce lo fa. Non ce la fa. Per esempio, noi vogliamo avere una sanità pubblica finanziata alle tasse perché pensiamo che sia il caso che tutti abbiano un minimo di servizio sanitario, ci sono persone poco abbienti, in difficoltà economica, eccetera, che altrimenti non riuscirebbero a permettersele. Per quanto riguarda i partiti, io credo è la stessa cosa, noi vogliamo che ci sia concorrenza nel mercato della politica. Bene, allora se lei ci pensa, qual è la difficoltà? Non è certo quella del PD o del PDL di finanziarsi, sarà di chi prova a entrare di nuovo, ma non sto facendo l'avvocato mio, sia chiaro. Anche perché noi siamo la prova, adesso al di là poi del brutto incidente che abbiamo dovuto sopportare, ma noi siamo la prova che quando la gente ci crede, ci mette di suo in 5 mesi, Quanti perché soldi tanto, avete raccolto voi? guarda, in 5 mesi, perché tanto è durata questa piccola iniziativa, poi adesso stiamo ricominciando a totalmente rinnovati, ma abbiamo raccolto 2 milioni di euro, tutte di donazioni di persone che mandavano 30, 50, 100, qualcuno ha mandato anche 1000, qualche raro ha mandato 10.000, ma saranno 3, adesso non voglio dire il numero sbagliato. Quindi la gente ci credeva e ce li ha mandati i soldi. Quindi, Allora. ripeto, a mio avviso, guardi, l'unica cosa che io riconoscerei come accettabile è un contributo ex post per chi presenti liste elettorali in tutte le circoscrizioni o in 80% delle circoscrizioni per la campagna elettorale quando c'è. E siccome noi siamo riusciti a farne una abbastanza decente con meno di 2 milioni, io credo che le do una cifra gigantesca per far contento tutti, 5 milioni. Basta, però, cioè una volta ogni 5 anni a chi presenta davvero liste ovunque, poi lasciamo stare. Ma 5 milioni è già una cifra enorme. 5 milioni Due, per partito? sì, due bastano, quindi saranno 20 liste, sono 40 milioni ogni 5 anni, ma non queste cifre di cui stiamo parlando. E già vi sto rovinando, ma voglio. Mi Se voglio non lei mi dà rovinare. l'estremista, allora dico, vabbè dai, buttiamo via un po' di soldi degli italiani. Romani, voi avete messo.